Un'occasione quella odierna per ribadire la dignità del lavoro professionale e la tutela dei lavoratori autonomi. Assolutamente sì, ho presentato una proposta per l'equo compenso nell'ottobre scorso alla Camera. La mia proposta prevede di stabilire questa normativa per coloro che appartengono agli ordini professionali e anche per coloro che non appartengono agli ordini, vale a dire le nuove professioni che riguardano soprattutto i giovani. In quest'ultimo caso esclusivamente nei riguardi dei contratti con la pubblica amministrazione. Del resto qui siamo a Catanzaro in una situazione che ha visto il piano urbanistico affidato a dei professionisti, architetti, urbanisti, ingegneri, con una remunerazione 1 euro. Siamo arrivati al lavoro gratuito, senza dignità. Sorprende anche la sentenza del Consiglio di Stato. Sembra quasi che questi professionisti non pagati dovrebbero ringraziare. Noi non crediamo che il taglio giusto delle spese della pubblica amministrazione significhi chiedere a chi fa una professione liberale o qualsiasi attività di prestare la propria attività a costo zero. Questo è indegno per un paese civile. Siamo in un'epoca di concorrenza malata? Siamo in un'epoca di totale concorrenza malata. La globalizzazione senza regole porta ad un paradosso: vincono quelli che non applicano le leggi e i contratti, quelli che pretendono che il lavoro non abbia la sua dignità. Io vorrei ripristinare delle regole eque, vale per il compenso oppure il rinnovo di un contratto per chi ha un contratto di lavoro, oppure la fissazione di una tariffa per legge per coloro che non hanno né ordini né associazioni né contratti di lavoro, soglie al di sotto delle quali per la dignità del lavoro non si possa scendere. Come si tutelano i giovani, che sono tra le categorie più a rischio? Intanto nella nuova legge di bilancio ci saranno nuovi incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato, di particolare vantaggio per il Mezzogiorno, mentre per il Centro-Nord questi incentivi prevedono per i primi 3 anni uno sconto di 12 punti sui contributi previdenziali, sui 24 punti che paga l'impresa, cioè la metà di quei punti. Per il Sud lo sconto sarà totale sempre per i primi 3 anni e poi c'è uno sconto strutturale di natura inferiore. È una spinta importante per l'assunzione di qualità soprattutto delle giovani generazioni.